Oh, questo apparecchio che vedete qua sotto del 96 è un bellissimo Pioneer, come potete vedere, che legge i CD, ma non è un lettore CD per molti CD. Sapete che un periodo facevano questi apparecchi con vari spazi per mettere più di 5 CD in un solo cassetto ed erano piuttosto larghi, ma in questo caso no. In questo caso è un lettore di un formato chiamato LaserDisc. Cos'è il LaserDisc? Il LaserDisc è, detto in parole povere, il babbo del CD. Nel senso che è il primo vero sistema di disco ottico inventato prima del CD, diversi anni prima, parliamo di fine anni 60 addirittura, utilizzato però in questo caso per memorizzare dati audio e video in formato analogico. Quindi non digitale. E nel caso specifico ancora di più, il LaserDisc era il babbo del nostro più noto DVD. Laddove il DVD ha la forma massima di un CD ed è, come dire, totalmente digitale, il LaserDisc invece contiene la traccia audio analogica, sempre incisa su disco ottico. Ma col tempo sono riusciti a poter incidere l'audio in digitale come CD, contemporaneamente in analogico e nei formati americani, in particolare per il mercato americano, era possibile ottenere per una differenza di banda che in Europa non poteva essere applicata, anche la traccia cosiddetta AC3, ovvero Dolby Digital 5.1 classico presente in tutti i DVD. Questo ben prima dell'invenzione del DVD, quindi per il famoso discorso dell'audio quadrifonico barra surround per cui io vado matto, mi sono procurato, oltre che un lettore europeo compatibile con dischi europei e americani, barra giapponesi perché sono la stessa cosa, che ha l'uscita per il Dolby Digital e il suo decoder, questo dagli Stati Uniti, invece ho pagato tipo 20 dollari, che è uno Yamaha. Perché dovevo prendere un decoder? Perché il sistema Dolby su LaserDisc non è inciso su traccia digitale come sui DVD, ma è inciso nella frequenza video in analogico. Quindi deve essere preso il segnale RF, che significa qualcosa. Non chiedetemi. RF è sostanzialmente come il segnale radio, una radiofrequenza. Quindi il segnale RF della traccia video viene presa una parte di quel segnale, demodulata e decodificata in digitale per ottenere l'audio digitale AC3. La cosa che è impressionante è che la qualità AC3 di questo aggeggio è tecnicamente, quindi solo tecnicamente, inferiore a quella di DVD, ma sfido chiunque che lo senta suonare dire il contrario. Ha una qualità eccelsa. Ci sono molti film prodotti all'inizio degli anni 90 che contengono la traccia AC3, ovviamente nel mercato americano, quello europeo no. Io uno tra tutti che adoro è Forrest Gump, quindi con audio americano originale, formato americano, che è quello che qui leggete NTSC, PAL è quello europeo. E la qualità audio è impressionante, il missaggio, diciamo, per l'epoca doveva essere, a parte complicatissimo perché non avevano i mezzi che avevamo poi dopo noi, con i vari computer, multicanale, varie cose, e è bellissimo, davvero emozionante per certi versi. Quindi questo aggeggino qua va a lavorare sulle tracce, diciamo, AC3 RF, le demodula, mi spara i quattro canali classici qua e gli altri due canali extra qui. Okay. Poi c'è questo aggeggino bellino della Sony, che è un Pulse Code Modulator. Cosa ci permette di fare questo? Ve lo dico brevemente, ma è più semplice di quello che sembra. Prima dell'invenzione dei DAT, di qualunque formato digitale su nastro, per poter portare i master dei dischi registrati digitalmente
da uno studio all'altro in giro per il mondo, per la duplicazione di CD in Europa, per esempio, eccetera, eccetera, venivano utilizzate le videocassette. Questo perché la banda passante delle videocassette è talmente ampia che può memorizzare sotto forma di video i dati digitali. Quindi cosa fa questo apparecchio fondamentalmente? Laddove una videocassetta venga utilizzata per l'audio digitale, l'immagine che appare su uno schermo sembra il classico l'immagine del canale che non prende, le cosiddette formichine, però in realtà è un pattern ben definito, è abbastanza riconoscibile. E quello è diciamo, l'audio digitale sotto forma di video. Lui lo riconosce, lo demodula o a 14 o a 16 bit a seconda della qualità con cui veniva registrato e può tirar fuori l'audio digitale. L'unica differenza è che essendo un prodotto domestico non ha l'uscita ottica, ma viene già mandata fuori in stereofonia analogica. Ma sinceramente non ho notato nessun tipo di differenza, ecco, non mancherebbe la qualità. Ho solo una videocassetta registrata. Da questa cosa si tratta di varie robe di Jimi Hendrix che non credo di aver sentito ancora su CD, però effettivamente ci sono. Quindi è molto interessante. E ovviamente funziona sui vari formati video. Questo nasce in contemporanea con questo formato video Sony che si chiamava Betamax, non si vede neanche tanto bene, che era la diretta concorrente del futuro VHS. Benché sia nato qualche anno prima, la qualità è superiore al VHS, però limiti di costi, lunghezza di pellicola, eccetera, eccetera, ha fatto sì che il VHS prendesse il sopravvento. Poi, comunque, i VHS di alta qualità come questo sono decisamente superiori rispetto a qualunque forma di Betamax commerciale. Poi, negli anni, hanno sfruttato il formato cambiando nome, ma cambiando anche un po' la tecnologia, chiamandolo Betacam. Perché Betacam era digitale, anche se usava lo stesso tipo di nastro, almeno nel formato fisico, e così via. Quindi è diventato un sistema professionale negli anni. E in questo caso si possono trovare appunto master digitali su VHS o su Betamax, che era più comune. Quindi lui fa solo in modo di poter leggere quelle cose in formato audio. Allo stesso modo può anche registrare, cioè tu metti un CD o qualunque cosa digitale che tu vuoi campionare su videocassetta e lui ti crea il pattern video che servirà poi da decodifica nel caso di lettura. Tutto molto ancestrale ma molto affascinante.